Buonasera e ben ritrovati all'informazione di Cosmos TV. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina a Sant'Arsenio hanno trovato una minorenne che si era volontariamente allontanata dal paese Fano, in provincia di Pesaro Urbino. Ma sentiamo il servizio di Pierluigi Paciello. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina lungo una strada di Sant'Arsenio hanno trovato una ragazza minorenne che si era volontariamente allontanata dalla sua abitazione di Fano, in provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche. La giovane ragazza è stata rintracciata dai militari della stazione di Auletta che, data la tarda ora, hanno pensato bene di procedere ad identificarla. Solo in questo modo gli uomini dell'arma hanno scoperto che i genitori della minorenne avevano già sporto denuncia per il suo allontanamento. La ragazza è stata riaffidata ai genitori. E continuano i controlli sulla sicurezza stradale da parte della compagnia dei carabinieri di Sala Consilina, due patenti ritirate e tre giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti. E questo è il bilancio dei controlli effettuati dai militari dell'arma. Ad Adana Lucana, i militari del nucleo operativo radiomobile, nell'ambito dei servizi tesi a reprimere la guida sotto effetto di alcol, hanno deferito in stato di libertà un quarantenne del posto risultato positivo all'alcol test. Stessa sorte per un 35enne di Potenza. Inoltre, i militari dell'arma della stazione di Buonabitacolo hanno segnalato alla Procura della Repubblica tre giovani di Auletta che, sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di circa 5 grammi di hashish. La Guardia di Finanza di Maratea, dopo un monitoraggio del flusso veicolare per la prevenzione e la repressione dei traffici illeciti lungo la strada statale 585 nel comune di Rivello, ha individuato un furgone di proprietà di un ambulante pakistano residente in provincia di Cosenza. L'ispezione dell'automezzo ha permesso il rinvenimento di 565 prodotti di provenienza cinese, tra cui occhiali da sole, accessori per PC, cover e custodie per smartphone, biglietteria, prodotti di make-up e flaconi di acetone. Le Fiamme Gialle hanno poi accertato la pericolosità della merce perché presenti alcune anomalie, tra cui l'assenza del marchio CE. La merce inoltre era priva di documentazione fiscale e il materiale è stato posto sotto sequestro. E sempre a proposito di cronaca, ieri sera in via Sebastiano a Sant'Arsenio un ragazzo di 26 anni ha tenuto con il fiato sospeso tutto il paese, minacciando il suicidio. Ma sentiamo il servizio. Un 26enne ha tenuto con il fiato sospeso tutto il paese di Sant'Arsenio. Ieri sera, intorno alle 20, in via San Sebastiano, un giovane originario della provincia di Cosenza e domiciliato a Sant'Arsenio da qualche anno si è barricato in casa in preda ad un crollo psicologico minacciando di uccidersi con un'ascia. In casa in quel momento erano con lui la moglie e la figlia di circa un anno. Quando la giovane moglie si è accorta che la situazione stava degenerando, si è immediatamente allontanata dall'abitazione per mettere al sicuro la piccola e chiamare i soccorsi. Tempestivo l'intervento del personale del 118, dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, agli ordini del capitano Manuele Corda e dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, che si sono coordinati per evitare un epilogo drammatico. Sul posto sono giunti anche i familiari del 26enne per tentare di dissuaderlo. La paura infatti era che il giovane, apparso confuso ed ingestibile, potesse da un momento all'altro mettere in atto il suo piano. Fondamentale si è rivelata la strategia adottata dai soccorritori, che hanno di proposito evitato ogni azione di forza. Quando infatti intorno alle 2:30 l'uomo si è addormentato, i carabinieri hanno deciso di non intervenire, cercando di infondergli massima tranquillità e di rinviare l'intervento così alle prime luci dell'alba di questa mattina, dopo oltre 12 ore di grande tensione, l'incubo è finalmente finito. Il blitz è stato fatto alle 5:30 ed il giovane è stato trasferito presso il Dipartimento di Salute Mentale di Sant'Arsenio, sottoposto ad un adeguato trattamento sanitario. I carabinieri hanno sequestrato due asce ed un coltello da cucina. Nelle prime ore di questa mattina la squadra mobile della Questura di Salerno ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica locale nei confronti di tre pregiudicati napoletani ritenuti gli autori di numerosi furti messi in atto a Salerno e provincia, oltre che in altri territori del centro e del sud Italia. Ai tre indagati sono contestati i delitti di associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di furti e danni di esercizi commerciali e 13 specifici episodi verificatisi tra ottobre e febbraio dello scorso anno.
E una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta ieri pomeriggio nel Vallo di Diano, tenendo in allerta continua i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, impegnate in varie tipologie di intervento tra Teggiano, San Pietro Altanagro, Sala Consilina, Polla e Sant'Arsenio, ma fortunatamente nessuno di grave entità. Da Teggiano alcuni imprenditori agricoli lamentano gravi e irrimediabili danni all'agricoltura. L'acqua infatti ha invaso campi di mais e olive già fragellate dalla grandine. A Pantano una famiglia poi si è ritrovata la propria abitazione invasa dall'acqua. A Sant'Arsenio invece le vie del centro storico si sono trasformate in veri e propri torrenti. Allo svincolo autostradale di Sala Consilina un fiume d'acqua ha reso invece difficoltoso l'accesso alla principale arteria autostradale e alcune auto sono rimaste lì impantanate. Rinviati alla settimana prossima anche gli appuntamenti religiosi all'aperto con il Corpus Domini. Questa volta invece ci spostiamo a Montesano sulla Marcellana, dove avrà luogo un'area terminal automezzi che sarà realizzata nella frazione Scalo, a ridosso della zona prevista per il PIP non lontano dall'uscita della 3. A renderlo noto è l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Rinaldi, che insieme all'assessore Michele Dalvano è relatore di una delibera di giunta, in cui si è dato mandato al responsabile del PUC e all'Urban Center comunale di dare avvio alla progettazione e contestualmente all'inserimento del redigendo PUC dell'area. Un'area logistica, uno snodo che sia al servizio di tutti gli automezzi a lunga percorrenza, come camion, tir, auto articolati, autobus, che possa servire ad esempio per soste di rimorchi, cambio, cabine, manutenzioni varie e così di seguito, spiega l'assessore Rinaldi. Un'area in cui anche gli artigiani del settore, come meccanici, carrozzieri e gommisti, possano col tempo e qualora l'idea funzioni, creare dei box in cui poter operare secondo proprie competenze. Si tratta cioè di un'opera che certamente è corrispondente alle linee del nuovo POR in materia di attività produttive, continua Rinaldi, ma che qualora non abbia funzionamenti sovracomunali e certamente ipotizzabile per la natura del progetto come investimento locale misto pubblico-privato. La frazione Scalo del nostro territorio comunale in prossimità dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria è oggettivamente strategica per lo snodo logistico di mezzi a lunga percorrenza, termina Rinaldi. Un progetto estremamente ambizioso per l'intera area sud della provincia di Salerno, su cui concentrarsi tutti insieme e che, unito all'area PIP, di cui a breve il bando per l'affidamento lavori, contribuiranno a rilanciare il settore delle pubbliche e medie imprese del nostro territorio. Il Comitato invece per la riattivazione della Sicignano Lago Negro interviene con una nota stampa sulla elezione di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. Lo hanno definito un trionfo personale a dispetto delle accuse di impresentabilità e sotto l'ombra della legge Severino, che dovrebbe renderlo ineleggibile, si legge nella nota. Il sindaco di Salerno, per alcuni lo sceriffo, per altri l'uomo dei fatti concreti e della mentalità vincente, sbarca la regione Campania, battendo con un rassicurante 41% il rivale uscente Stefano Caldoro. Al di là delle analisi politiche che lasciamo ad altri più competenti, il Comitato per la Sicignano Lago Negro fa i migliori auguri di buon lavoro al neopresidente della Regione. Anziché poi citare le sue prime dichiarazioni, sottolineano dal Comitato Pro Ferrovia, è meglio ricordare con quali parole approcciò alla questione valdianese in tempi non sospetti. L'allora primo cittadino salernitano non usò mezzi termini e definì demenziale la logica di gestione dei trasporti dell'assessore Vetrella e della giunta Caldoro e si dichiarò aperto e a favore della riapertura della Sicignano Lago Negro. Il Comitato Pro Ferrovia dunque chiede a De Luca di essere ufficialmente ricevuto, dopodiché comincerà l'opera di comunicazione fattiva per una collaborazione più fattiva appunto tra Campania e Basilicata. E spostiamoci invece questa volta sulla pagina degli eventi. Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione al corso di formazione dei giornalisti che si terrà a Sassano il prossimo 20 giugno. Il tema sarà il giornalismo giudiziario e l'antimafia. Ma sentiamo per Luigi Pacello.
Aperte le iscrizioni al corso di formazione dei giornalisti che avrà luogo a Sassano il 20 giugno. Promosso dall'Ordine dei giornalisti della Campania e supportato dall'Associazione giornalisti del Vallo di Diano, il corso di deontologia della durata di 4 ore e per un numero di 6 crediti, a partecipazione gratuita per un massimo di 100 iscritti, verterà sul tema il giornalismo giudiziario e l'antimafia e vedrà la partecipazione del presidente dell'Ordine dei giornalisti Ottavio Lucarelli, del giornalista Edoardo Scotti e del giudice antimafia Catello Maresca. Al corso, che si svolgerà presso la Sala delle Conferenze del Municipio di Sassano in via Roma, seguirà la premiazione del premio Orchidea d'Argento alla presenza del presidente Tommaso Pellegrino. Le iscrizioni al corso di formazione dei giornalisti saranno chiuse il 17 giugno prossimo. Riprendono le attività formative organizzate in collaborazione tra il Consilium Senatoris e la Banca Montepruno. A Teggiano, nel complesso monumentale della Santissima Pietà, si terrà una due giorni, i prossimi 12 e 13 giugno, sul tema l'attività del consulente tecnico nel processo civile, penale ed amministrativo. Dalle 9.30 vi sarà il saluto istituzionale da parte del Presidente del Consilium Senatoris, Nicola Senatore, del Direttore Generale della Banca Montepruno, Michele Albanese, e del sindaco di Teggiano Rocco Cimino. I lavori invece saranno introdotti dal presidente dell'Ordine degli Architetti di Salerno, Maria Gabriella Alfano. La due giorni poi si concluderà con la relazione dell'avvocato Angela De Martino. È possibile prenotare e richiedere informazioni all'indirizzo email studiumsenatoris@gmail.com o a mezzo fax al numero 0975 39 05 35 o sul sito web www.studiumsenatoris.it. Dopo la chiusura della tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania, che ha visto il candidato Franco Doriglia raccogliere 1.806 preferenze, riparte il progetto Il mio partito e il territorio. Il primo incontro si terrà giovedì prossimo, cioè 11 giugno alle ore 20, al MIDA 01 di Pertosa, dove sarà presente il neoeletto consigliere regionale Francesco Borrelli della lista Davvero Verdi. Ieri invece a Sala Consilina ha avuto inizio il mese del mercato dell'usato dell'automobile. L'iniziativa è stata organizzata dalla concessionaria Fiat Auto Diana. Ma sentiamo il servizio. Ieri, incontrata Fonti a Sala Consilina, ha avuto inizio il mese del mercatino dell'usato dell'automobile. Unica iniziativa del Sud Italia, organizzato dalla concessionaria Fiat Auto Diana ed in collaborazione con CarMax, che vede la possibilità da parte di tutti i privati di entrare nel mondo dell'usato per la scelta o la vendita della propria auto in maniera del tutto libera e con una serie di servizi come finanziamenti, trasferimento di proprietà e manutenzione che l'Auto Diana riserva all'atto della vendita o dell'acquisto. Il piazzale antistante la concessionaria, infatti, sin dalle 9 di ieri mattina ha visto esposte tante autovetture usate pronte per essere scelte in base alle esigenze economiche o di spazio da tutti coloro che per curiosità, passione o necessità hanno partecipato. Un evento che non si ferma per la sola giornata di ieri, infatti per tutte le prossime domeniche di giugno si rinnoverà con la possibilità di estenderlo anche nei prossimi mesi, ha così commentato Luigi De Riggi di Auto Diana Fiat. La nostra soddisfazione però va oltre quella di tutti coloro che riusciranno a portare a termine le trattative, conclude De Riggi. Siamo orgogliosi di aver organizzato questo evento nel Sud Italia, nel Vallo di Diano, da supporto alla ripresa del mercato dell'automobile fermo per questa crisi economica. Venerdì 5 giugno ha avuto luogo la terza Lectures Jean Monnet, dove la professoressa Laura Leofreddi dell'Università di Firenze ha tenuto una lezione. L'incontro dal titolo Quale cittadinanza per l'Europa cosmopolita si è svolto presso la Biblioteca Santucci del Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione dell'Università degli Studi di Salerno. Il responsabile del progetto, il professor Massimo Pendenza, a breve renderà nota la data del quarto appuntamento lanciato dal Centro Studi Europeo Jean Monnet. Invece questa volta passiamo alla pagina sportiva. Si ferma alle semifinali playoff di prima categoria il sogno di ripetere l'impresa riuscita nella passata stagione alla Pogliese, ma sentiamo i dettagli nel prossimo servizio.
Si ferma alle semifinali playoff di prima categoria il sogno di ripetere l'impresa riuscito nella passata stagione alla Pollese, che riuscì attraverso la fase post-season a centrare il salto di categoria. Questa volta i gialloverdi pollesi del tecnico Augusto Gentile si sono fermati quasi in dirittura di arrivo, vedendo sfumare la possibilità di approdare nel campionato di promozione. A tarpare le ali al team di Poll è stata la Vigor Castellabate, che, giunta seconda in campionato alle spalle della neopromossa Cannolonga, ha beneficiato fattore campo nello scontro diretto, e il Castellabate, a cui bastava anche il pareggio per accedere alla finale, è riuscito anche a vincere 2-1 grazie ad una doppietta di Rizzo, e invece per la Pollese a segno è andato Antonio Giorgio. La sconfitta però non ferma i programmi del club gialloverdi. Infatti il direttore sportivo Graziano Vocca appare certo che nella prossima stagione la Pollese sarà ai nastri di partenza del secondo campionato regionale. La sconfitta, peraltro immeritata, sul campo del Castellabate ci penalizza, ma non fa cambiare i nostri propositi. È noto ormai che siamo pronti ad affrontare il campionato di promozione. Abbiamo le carte in regola sia per organizzazione societaria che per organico, oltre a disporre di un impianto sportivo di primo livello. Speriamo di essere ripescati, altrimenti ci sono altre soluzioni. Come si evince, la Pollese vuole esserci nel prossimo torneo di promozione, ma in che modo, con quale formazione? Ed anche in questo caso il DS appare avere le idee chiare. L'organico sarà completo con un gruppo di 7-8 elementi, tutti under e provenienti dalle squadre allievi reduci dal campionato regionale, oltre a riconfermare quasi in toto il gruppo che ha primeggiato in questa stagione. Anche per la panchina non ci sono novità. Il nostro allenatore sa ancora Augusto Gentile, che dopo l'uscita di scena di Lo Russo ha lavorato molto bene. Ora, dopo qualche settimana di pausa, si comincerà a pensare alla nuova stagione. Insomma, Polla, dopo qualche anno di assenza, c'è tanta voglia di ritornare a recitare un ruolo di primo piano nel panorama calcistico regionale. Intanto nei playoff di seconda categoria, a sorpresa, il Rofrano espugna il campo Italia di Sapri ed elimina dalla promozione il San Vito Sapri. Il Rofrano si è imposto 2-0 con reti di Lettieri e Pompeo ed ora spera di raggiungere in prima categoria il neopromosso Padula di Paolini. La New Kodokan di San Pietro Altanaro continua a collezionare successi. Lo scorso fine settimana, infatti, a Pordenone ha vinto il titolo nazionale Libertas a squadre seniores di judo e con il club nelle gare individuali ha totalizzato 15 medaglie, di cui ben 8 campioni nazionali Libertas. Le soddisfazioni aumentano sempre di più, ha commentato emozionato il maestro Pietro Amendola. Tutto ciò grazie alla sinergia del nostro team e all'impegno costante di tutti. Bene, invece adesso è il momento di dare la linea al meteo. Scopriamo che tempo farà domani. Queste le previsioni per domani. Fenomeni temporaleschi alternati a schiarite. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da nord con intensità di 4 km orari. Possibili raffiche fino a 16 km orari. Temperatura minima di 14 gradi e massima di 27 gradi. Bene, con il meteo si chiude questa nostra edizione. Vi ricordo i nostri contatti, che sono 0975 20 68 28, la nostra email info@cosmostv.it, la nostra programmazione su streaming su www.cosmostv.it. A voi tutti grazie per averci seguito anche stasera. A domani con una nuova edizione. Buonasera.